modo cervello e intestino si influenzano reciprocamente. Che potessero farlo fino ad ammalarsi è un'ipotesi nata nell'Ottocento, quando il Nobel russo Mechnikov notò che alcuni ceppi batterici presenti nello yogurt sembravano contrastare l'invecchiamento cerebrale. Da allora si sono moltiplicate le evidenze sperimentali e cliniche. Si è visto ad esempio che non solo gli errori alimentari, ma anche lo stress può danneggiare il microbiota, quello smisurato e sensibilissimo patrimonio di flora batterica che colonizza il nostro intestino. E sotto gli occhi dei ricercatori si è spalancato un nuovo mondo, tutto da esplorare. Le pubblicazioni scientifiche su questo argomento sono depubblicate negli ultimi 10 anni, quindi c'è un forte interesse, ci sono tantissime evidenze da un punto di vista clinico, ma non c'è la prova provata. Per provare l'esistenza di un nesso causa-effetto servivano nuovi strumenti. Li sta creando un'equipe di bioingegneri del Politecnico di Milano con l'aiuto di Diego Albani, neuroscienziato dell'Istituto Mario Negri, e con i 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Commissione europea. Secondo delle teorie recenti, c'è una relazione fra la flora batterica intestinale e condizioni sane oppure patologiche e la funzionalità cerebrale relativamente a patologie neurodegenerative come Parkinson, Alzheimer oppure malattie come l'autismo e la sclerosi multipla. Fino ad oggi gli studi erano condotti con metodi classici, in vivo su modelli animali oppure in vitro su cellule coltivate in laboratorio. Durante la coltura andiamo a colorare le cellule per vedere ad esempio dei marker, cioè delle molecole specifiche come la beta amiloide, oppure possiamo vedere anche quelle che si chiamano tight junction, cioè che è quanto le cellule delle barriere del nostro corpo sono serrate. Questo è importantissimo nel caso della barriera del cervello o della barriera dell'intestino, perché dove queste cellule non sono fortemente serrate si allargano e quindi ci può essere il passaggio di tossine e molecole che normalmente non dovrebbero andare in circolo. Presto invece i ricercatori potranno contare su una piattaforma ingegnerizzata, prima nel suo genere basata su tecnologie organ-on-chip d'avanguardia e con cellule e batteri prelevati dal paziente e coltivati in tempo reale. Un oggetto piccolino e all'apparenza semplice, ma